Sit-in di protesta dei lavoratori ASU di parecchi comuni di fronte all'Assemblea regionale siciliana. La manifestazione, portata avanti dalle sigle sindacali, è stata organizzata per chiedere a gran voce la stabilizzazione, invocando il diritto al lavoro. Siamo di Caltagirone, un gruppo di LSU. Siamo ormai stanchi di avere questa situazione perché siamo cresciuti, abbiamo le famiglie, i mariti che non lavorano, figli disoccupati o figli all'università che non possiamo mantenere. Sono morti 3 colleghi miei e questo non lo scorderò mai, sono rimasti senza una pensione, senza nulla per colpa vostra, cari politici, perché noi non possiamo stare più così, siamo stanchi, ci dovete fare qualcosa, perché sembriamo delle pecore a macello, ci state portando. Ogni giorno siamo male, stiamo con l'ansia, tutte le famiglie, non solo noi, ma anche le nostre famiglie, i nostri figli, e voi dovete pensarci di fare una fine con questa storia, perché veramente siamo troppo stanchi e distrutti. La lunga attesa da parte dei presenti nella speranza di un confronto diretto con l'assessore, confronto che è avvenuto soltanto con i rappresentanti delle categorie e non pubblicamente con tutti i manifestanti come richiesto. L'assessore ha ribadito come l'altro giorno che stanno lavorando e che devono obbligatoriamente interfacciarsi con il Ministero per portare avanti l'idea di una rimodulazione della legge esistente per arrivare un indomani alla stabilizzazione. Quello che possiamo dire è che ha garantito il suo impegno nei prossimi giorni di essere riconvocate a breve, verso fine mese, per sapere i primi sviluppi che ci saranno dall'interlocuzione che correrà con il Ministero. In questa riunione è emesso che l'assessore comunque si è preso un impegno di convocare i rappresentanti dei lavoratori almeno diciamo giorno 20, portando qualche proposta per capire il da farsi per questi lavoratori. Lui ci ha promesso di inserire una norma all'interno della finanziaria e queste sono le promesse che ci ha fatto. Io mi sento di dire che ancora dobbiamo continuare questa lotta, perché dopo 20 anni non possiamo più rimanere così emarginati e ancora lavoratori legalizzati in nero. Speriamo che queste rassicurazioni che ci siano state date oggi vengano mantenute e speriamo che lui coinvolge più i rappresentanti dei lavoratori e chi rappresenta i lavoratori, come la CSA, Associazione Sicilia, che è la maggior rappresentanza di tutti i lavoratori ASU in Sicilia.